Dall'angolo bar del Bar Lounge Las Vegas di Taurianova, buon sud a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Prosit. Cambia la location, ma il programma è sempre lo stesso. Vi consiglieremo qualche drink da fare, alcolico e analcolico, per i vostri amici, parenti, insomma, quando invitate a casa qualcuno e non sapete che cosa fare. E allora, questa stagione non sarò solo io a preparare i drink, o comunque affiancherò un barman, uno che li sa fare, o che comunque sta imparando come me, e lo chiamo subito Josué, il barman di Las Vegas. Oh, piacere. Ciao Josué, come va? Allora, questo è un percorso che durerà un po' di puntate, quindi saremo con te e mi aiuterai a fare questi drink alcolici e analcolici per tutte queste puntate. Noi siamo pronti, il format non cambia, tu vieni qua. Grazie. Vieni nella tua postazione. Grazie. E siamo pronti per realizzare. I drink di oggi sono il John Collins, che poi viene chiamato anche Tom Collins, ma adesso spieghiamo perché. E come drink analcolico faremo l'Anita. Anita, perfetto. In onore di Anita, della famosa Anita attrice. Benissimo, siamo pronti per realizzare questi drink. Sì. Vai, a te. Allora, non la parola, anche la parola, ma gli strumenti del mestiere. Iniziamo con il Tom Collins, che si fa direttamente nel bicchiere. Allora, noi diciamo che il drink si chiama John Collins, perché l'inventore, che era un capocameriere dell'Immers Hotel di Londra, inventò questo drink qua, e quindi apporta il suo nome e cognome, John Collins. Si chiama, poi l'hanno chiamato Tom Collins, perché veniva usato l'Old Tom Gin, è cambiato il gin. All'inizio questo drink veniva preparato con il Genever, che era un liquore molto forte al sapore di ginepro, che è il precursore del gin che vediamo oggi. Esatto, si usava questo liquore, poi invece c'è stato il gin che i britannici, insomma i londinesi, amavano, e quindi il drink ha cambiato ed è diventato quello che è oggi. Sì. Vai, forza, lo prepariamo. Allora, prima di tutto prendo il bicchiere. Prendiamo il bicchiere, utilizziamo. Già freddo. Per questo. Allora, vi consiglio sempre di mettere i bicchieri, alcuni bicchieri se avete Coppa e Martino, in questo caso un tumbler, insomma, di metterli nel freezer, perché quando li servite sono più belli, il bicchiere è freddo, specialmente se è una giornata calda, insomma, avete i vostri amici in giardino, è bello servirli in questo modo, fate una bellissima figura. Siamo pronti a realizzarlo. Riempiamo. Questo è un drink che si prepara direttamente nel bicchiere. Li mettiamo il nostro ghiaccio. Perfetto, fino all'orlo, ok. Iniziamo a preparare. Allora, noi qui stiamo utilizzando un gin italiano. Non diciamo la marca, ma utilizziamo un gin italiano. Ma se avete voglia di utilizzare un Old Tom, diventerà appunto un Tom Collins, oppure un John Collins con l'altro, insomma, il gin che trovate, London Dry Gin. Sì. Ok, siamo pronti. Vai! Diciamo allora, anche... Abbiamo bisogno di 6 cl di gin. Vai! Perfetto. Poi abbiamo bisogno di 3 cl di succo di lime. Allora, dobbiamo dire del succo di lime. La ricetta dice 3 cl. Ovviamente gestite, poi man mano che lo farete, insomma, che lo preparerete, vi regolate voi col lime, perché alle volte è un po' più aspro, alle volte un po' più dolce, in base alla maturazione, insomma, gestite sempre in base al vostro sapore. La componente alcolica è quella, mentre queste altre cose che mettiamo per completare il drink, per la miscelazione, possiamo regolarci, quindi se non sono 3, sono 2, insomma, come vi piace, come lo gradite di più. Vai, inseriamolo. Ok. Perfetto, abbiamo messo il lime e adesso mettiamo 1,5 cl di zucchero liquido. Sì. Zucchero liquido di canna, che si trova nei supermercati e lo trovate facilmente. Perfetto, il tutto viene riempito con... Mettiamo adesso un top di soda. Vai. Perfetto, fino sopra. Gli diamo... Diamo anche una mescolata, che dici? Sì, diamo una mescolata, così almeno le parti si prendono tutte. Esatto, una bella mescolata, perfetto. Ottimo. E gli facciamo una decorazione. Come lo decoriamo? Come volete, insomma. Di lime. Mettiamo una rondella di lime. Ecco. Ok, perfetto. Ed ecco che è pronto il nostro John Collins, come il creatore di questo drink, oppure, se usate un Old Tom Gin, un Tom Collins.
A voi la scelta. E siamo pronti a realizzare adesso il drink analcolico di oggi, che si chiama Anita. Io sposto questo. Sì. E prendo il bicchiere. Allora, che utilizziamo lo stesso bicchiere, il tumbler alto, perfetto, sì. Ottimo. Allora. E allora, di questo drink che cosa abbiamo bisogno per fare questo drink? Intanto mi sa che questo si costruisce, vero, nello shaker, ok. Allora, abbiamo bisogno di... Allora, diciamo ai nostri amici a casa, giustamente noi gli stiamo dicendo che lo potete fare a casa. Sì. E allora l'obiezione che potranno fare è: ma come facciamo a farlo a casa se non abbiamo questi attrezzi che avete voi? Sì. Benissimo, potete utilizzare un altro contenitore, oppure siccome vedete sono cose molto belle, fanno arredamento, se avete un angolo bar in casa vostra, nel vostro salone, insomma sono anche belli da vedere, quindi costano poco, si possono acquistare e vi potete anche dilettare in questo e vedrete che farete bella figura con i vostri parenti, amici, insomma, e chi volete invitare a casa, mi raccomando. Sì. Allora, pronti a preparare, mettiamo sempre il ghiaccio all'interno del tin. Sì. Per poter miscelare i vari ingredienti. Allora, metteremo un quarto di succo di arancia. Ok. No, lo puoi mettere così, sì, dai. Okay. Tanto, sarebbe una parte d'arancia, una parte di succo di limone, insomma, che deve riempire fino alla fine il... Una parte di succo di... Succo di limone. Succo di limone. E potete gestire voi il limone e l'arancia, secondo a quello che vi piace di più. Quindi è una parte di succo d'arancia, una parte di succo di limone, e mettiamo tre gocce questo bitters aromatico che è l'angostura. Che si mette proprio poco per dare tre goccettine ed è fatto. Adesso lo tieni, questo è il bicchiere, lo shakeriamo. E lo versiamo dentro il bicchiere. Vai. Perfetto. Gli mettiamo anche qui una rondella o d'arancio o di limone, quella che vi piace di più. Sì. Lo completiamo con la soda. Perfetto. Ottimo. Va. Gli mettiamo una rondella di... Sì. Cosa vuoi, arancio o limone? Lime. Tieni, tieni il limone, vai, tieni il limone, c'è qua, vai. Perfetto, mettiamo il limone. Sì. Ed è pronto il nostro Anita. Bene, dopo aver realizzato anche il nostro drink analcolico, è arrivato il momento di abbinare qualcosa, come facciamo sempre, ai nostri drink, qualcosa da mangiare, da stuzzicare, che si sposano con questi drink. Sì. E allora, valli a prendere. Sì, io intanto sono qui, che li sposto, li sistemo. Allora, il John Collins o Tom Collins, insomma, come lo volete chiamare, è un drink che, pensate, è stato inventato all'inizio dell'Ottocento, poi ha avuto queste trasformazioni che abbiamo detto prima, con in base al gin, prima l'Old Tom Gin e poi il London Dry Gin, e fino alla fine dell'Ottocento, insomma, 100 anni. Hai visto, Giosuè, che storia hanno i drink, quando si demonizza l'alcol, perché è giusto quando uno va oltre quello che è il bere normale, invece... Invece c'è una storia che attraversa secoli. E allora abbiamo, perfetto, che cosa abbiamo qui? Allora. Aspetta, intanto chi gli ha realizzato questo? Daniela. Sì. E chi è Daniela? La mia ragazza. La tua ragazza, ormai. Sì. Poi la conosco insieme a me. Poi sì. Diventerà famosa Daniela, già lo so. Sì. La ospiteremo qui con noi. Allora, che cosa ha realizzato Daniela? Iniziamo da una quiche. Questa è una quiche. Questa è una quiche di bacon e formaggi. Ok. Perfetto, poi sono delle... Qui ci sono delle polpette di patata. Patata, perfetto, polpettine di patate. Questa qui, questo è un... Questo è un crostino. Sì, un crostino con salsa rosé, lattuga e tonno marinato. Tonno marinato, e quella è una polpetta di melanzana con provolone e un po' di salsa sopra. È stato tagliato la... Sì. È messo, perfetto. Quindi, questo è lo stuzzico di oggi. Sì. Come sanno i nostri amici a casa, il drink alcolico spetta a te e non a me. Io prendo l'Anita e
Ricordiamo il messaggio. Il messaggio per tutti i giovani è: chi guida non beve. Mi raccomando, questo è importantissimo. Per concludere la nostra puntata dobbiamo dire, e non ci resta che dire, Prosit. Prosit, perfetto. Prosit alla salute e ci vediamo alla prossima puntata. Assaggiamo tu drink, che dici? Vediamo se abbiamo fatto stupidaggini.